Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Il 14 aprile ai Giardini Margherita di Bologna arriva la prima edizione della Tigotà Spring Run. Partecipa anche tu e dai il tuo contributo alla realizzazione del nuovo Day Hospital di Oncologia Femminile del Policlinico di Bologna. Iscriviti su tigotaspringrun.com. Buongiorno e ben ritrovati. Mentre proseguono le operazioni di svuotamento dell'acqua nella centrale di Bargi, va avanti l'inchiesta della Procura di Bologna per accertare le cause dell'esplosione che ha causato la morte di 7 persone. L'ipotesi sempre più plausibile è che la tragedia sia stata causata da un problema all'alternatore. Intanto martedì si svolgerà in Sicilia, in provincia di Messina, al funerale della vittima più giovane, Vincenzo Franchina, di 36 anni. Mentre proseguono i lavori di svuotamento dall'acqua ai piani 8, 9 e 10 della centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi, va avanti l'inchiesta della magistratura per accertare le cause dell'esplosione del 9 aprile che ha provocato 7 vittime e 5 feriti. L'ipotesi di accusa formulata dalla procura è di omicidio e disastro colposi. Martedì scorso i tecnici stavano effettuando uno stress test sulla centrale che prevedeva di provare alla massima potenza ogni singolo componente del complesso meccanico-elettrico in grado di sviluppare energia. In particolare, sotto controllo, secondo le prime indagini, era la funzionalità dell'alternatore, il dispositivo che, sfruttando il fenomeno dell'induzione magnetica, permette di produrre energia elettrica utilizzando l'energia meccanica ricevuta dalla turbina. Lo stress test prevede che venga immessa acqua al massimo della capacità per accertare di conseguenza la funzionalità dell'alternatore, se cioè la produzione di energia di pari passo raggiunga il massimo della potenza. Un test obbligatorio per certificare l'efficienza della centrale. Non è ancora stato chiarito cosa abbia provocato l'esplosione. Al lavoro in quel momento, verso le 14.30, c'erano 15 persone. In mattinata erano stati effettuati altri stress test sulla parte meccanica della centrale e tutto sembrava in ordine. Intanto la procura ha disposto il nulla osta per la restituzione delle salme alle famiglie e quindi per poter celebrare i funerali. Il primo a essere fissato è quello di Vincenzo Franchina, 36 anni, la vittima più giovane del disastro della centrale. Era sposato da poco più di un anno ed era padre da appena 3 mesi. Con la moglie Enza, anche lei originaria di Sinagra, in provincia di Messina, si era trasferito a Genova lasciando a malincuore la sua Sicilia per lavoro. Era impiegato della Engineering SRL di Mele ed è morto a Suviana insieme al titolare Mario Pisani e al collega Pavel Tanase. La salma arriverà martedì alla chiesa madre di Sinagra, in provincia di Messina, alle 9 e alle 16 sarà celebrato il funerale. Per la giornata il comune di Sinagra ha proclamato il lutto cittadino. Dopo la tragedia di Suviana all'Appennino Sanguina, confido che si arrivi alla verità e che si riparta, perché l'Appennino non può fermarsi, lo afferma il senatore Pier Ferdinando Casini. Sentiamo. L'Appennino soffre, l'Appennino sanguina. Soffre e piange non solo i suoi caduti, anche se magari non abitavano tutti qui nel nostro territorio, ma soprattutto perché è un'altra iniziativa che è vulnerata, e questo è molto preoccupante per noi. Ma io confido anche nella possibilità che l'Enel riprenda in mano la situazione, si arrivi alla verità senza strumentalizzazioni e si riparta, perché l'Appennino non può fermarsi. Cambiamo argomento, le hanno chiamate le case del futuro e stanno sorgendo a Castenaso. Si tratta di edifici a energia positiva che producono più energia di quanta ne consumino, fanno parte di un progetto europeo a cui partecipano, oltre all'Italia, la Norvegia, la Francia e la Germania. In Italia saranno costruite solo a Castenaso da Habit Coop. Sentiamo. Presidente, quali sono le caratteristiche di queste abitazioni che state costruendo a Castenaso? Sì, a Castenaso, attraverso un progetto europeo che ci vede come unici partner italiani per testare le tecnologie che saranno poi applicate in tutta Europa. Sapete che l'Europa ha emanato una direttiva che vuole che entro il 2050 le case che sono responsabili delle emissioni che alterano il clima siano completamente clima neutrali.
Quindi noi stiamo testando in maniera molto seria con ditte affidabili e con il supporto appunto dell'università queste tecnologie che permettono, oltre a un forte isolamento dall'esterno attraverso cappotti particolarmente efficienti, l'utilizzo chiaramente del fotovoltaico ma anche della geotermia, di ventilazione, di pompe di calore all'avanguardia, di serramenti particolarmente efficienti che rendono di fatto queste case addirittura più positive che negative, cioè producono un pochino più di energia di quella che è necessaria per far andare riscaldamento, raffrescamento e anche il piano cottura. Quindi diciamo tecnologie di assoluta avanguardia, dimostrando che Abitcoop, che aveva scelto già dal 2004 di aderire a standard casa clima, cioè standard più elevati di quelli della regione Emilia-Romagna, è pronta per queste nuove sfide che ci pone l'Unione Europea. Le difficoltà di chi ha figli autistici sono state al centro dell'incontro promosso dall'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici che si è svolto al Circolo La Fattoria a Bologna. Che cosa si può fare per chi ha figli autistici? Allora, per chi ha figli autistici si può fare tanto e abbiamo già fatto varie riunioni per Bologna Città Blu, siamo a metà mandato, siamo in ritardo, speriamo di partire. Possiamo fare tanto per implementare i servizi educativi per i piccolini, il tempo libero per gli adolescenti e creare strutture per i più grandi, anche inserimenti lavorativi. Ecco, spesso voi genitori vi sentite un po' abbandonati a voi stessi? Sì, ci sentiamo un po' abbandonati, ma non per colpa di nessuno, cioè abbiamo dei numeri incredibili sull'autismo e il pubblico non riesce più a far fronte, quindi per forza di cose c'è il genitore che magari ha disponibilità economiche che si organizza, c'è il genitore che rimane senza nulla. Ecco, lei è madre anche di una ragazza autista. Io sono mamma di Edoardo, eccolo qua, è un autismo importante, ha una malattia genetica rara e quindi non è verbale e per lui appunto è molto importante il dopo di noi. Al momento le risposte sono molto poche. Ecco, lei come fa, diciamo, a seguirlo quotidianamente? Allora, io sono in pensione, adesso lui va ancora a scuola ma è l'ultimo anno, il prossimo anno andrà a un centro diurno e poi dopo cercheremo di costruire qualcosa di adatto a lui. Serve dialogo, serve comunque che i politici ascoltino i bisogni delle famiglie e spero che non siano solo parole ma che veramente prendano in considerazione le difficoltà che noi genitori tutti i giorni viviamo. Lei ha un figlio autistico? Io ho un figlio grave, autistico, di 11 anni, non verbale. Come fa nella gestione quotidiana? La mia è una gestione molto difficoltosa perché io sono da sola, quindi sono un monogenitore, ho due genitori anziani, per fortuna a oggi solo il mio papà riesce a darmi una mano e quindi diventa veramente difficile tra il lavoro e la gestione di Nathan, perché gli impegni per loro sono veramente tanti, sono bambini che hanno bisogno continuamente di essere assistiti e quindi il genitore deve sempre per forza esserci, il problema è che in questo caso il genitore sono solo io. Cosmetici per le detenute della Dozza e dell'Istituto Minorile, un'iniziativa che vede promotore l'associazione Astra Social e Roberto Morgantini. Vediamo. Prendersi cura di sé anche in carcere, nonostante il sovraffollamento e le tante difficoltà, è l'obiettivo che si pone il progetto I Cosmetici di Eva e Keino, presentato in comune a Bologna. Per farlo, Roberto Macchi e Roberto Stampone dell'associazione Astra Social e Roberto Morgantini, fondatore delle Cucine Popolari, si sono fatti capofila di una raccolta e donazione di prodotti dedicati all'igiene personale e alla cura di sé destinati alle detenute e al personale penitenziario della sezione femminile del carcere della Dozza, dell'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna e della sezione femminile del carcere della Giudecca a Venezia. Si tratta di cosmetici etici, ecologici e solidali. Il progetto promuove una transizione ecosociale nella dimensione relazionale tra custodi e custoditi, spiegano i promotori. L'intento è di sostituire lo storico conflitto tra detenuti e guardie carcerarie, una via di ricerca verso un'esistenza dignitosa sia per chi deve espiare una pena sia per chi opera nel sistema penitenziario. È un progetto molto interessante che prevede la donazione di cosmetici nella sezione
sezione femminile del carcere della Dozza, che è un presupposto per porre il tema della salute e della cura di sé all'interno delle carceri, spiega l'assessore comunale al welfare e alla salute Luca Rizzonervo. Le carceri sono luoghi complessi, spesso sovraffollati, e questo rischia di compromettere anche il processo di rieducazione dei detenuti. Il Comune di Bologna tiene a valorizzare progetti come questo, che riguardano sia la Dozza sia l'Istituto Penale Minorile, che devono essere sempre di più luoghi non dimenticati ma vissuti, conclude Rizzonervo. Tre incontri sul destino dell'Occidente che si svolgeranno nella Basilica di San Petronio interverranno il cardinale Gianfranco Ravasi, Massimo Cacciari e Ivano Dionigi. Tre incontri con Gianfranco Ravasi, Massimo Cacciari e Ivano Dionigi si svolgeranno nella Basilica di San Petronio il 17 aprile, il 15 maggio e il 5 giugno alle ore 21. Ad aprire la rassegna sarà dunque mercoledì 17 aprile il cardinale Gianfranco Ravasi, che con la relazione Cristianità d'Europa proporrà un itinerario che ripercorre l'incidenza che la Bibbia ha esercitato sull'arte e sulla cultura europea in tutte le sue espressioni. Se nel momento in cui rischiamo tutti di chiuderci un po' in noi stessi, e nel momento in cui riduciamo tutto a slogan, a battuta, anche i problemi più seri, e riduciamo la verità al presente, alla novità del presente, io credo che sia non solo opportuno ma anche doveroso fare una riflessione pubblica e comunitaria, riscoprire quello che Agostino chiamava il grido del pensiero e non fissare lo sguardo solo su oggi, ma come ci hanno insegnato i grandi maestri, soprattutto i classici, a rivolgere lo sguardo contemporaneamente avanti e indietro. Questo è l'obiettivo e lo scopo di questi tre appuntamenti. Il destino dell'Occidente ci riguarda. L'Occidente vuol dire tanto patrimonio di cultura, di conoscenza, anche di ricchezza, e quindi interrogarci sul suo destino e poi interrogarci anche sul destino del nostro pianeta, e poi come può l'Europa ritrovare la sua identità spirituale e politica ed essere fedele alla sua vocazione storica. Credo che ci aiuta a capire il patrimonio straordinario che ci è stato affidato dell'Europa. Occorre che abbiamo un po' una luce, un po' un criterio che ci guidi. Ecco, l'intento di queste tre conferenze è proprio questo. Fare conoscere la montagna non solo attraverso le escursioni ma anche attraverso incontri culturali, l'obiettivo dell'associazione Passi Sicuri, che ha già organizzato un primo appuntamento. Michele Facci, qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Parlare di montagna, i valori che la montagna trasmette, la necessità di riscoprire l'ambiente, la natura, e quindi non soltanto il camminare che comunque noi pratichiamo con la nostra associazione, ma anche appunto approfondimenti culturali per riscoprire i valori, le tradizioni, le identità che in montagna sono elementi preziosissimi. Ecco, questa associazione che è nata da poco. Sì. Dall'entusiasmo, dalla passione di un gruppo di amici che prima appunto in maniera saltuaria frequentavano i nostri Appennini, poi hanno deciso di dare una struttura, una veste e quindi costituire un'associazione. Siamo un'associazione di promozione sociale, perché appunto non solo il camminare ma anche il tramandare valori e riferimenti culturali. Stiamo crescendo. Abbiamo moltissime iniziative in cantiere, d'altronde, come diciamo noi, la natura è la nostra vita e va difesa. È nata da poco, dalla passione di un gruppo di amici in cui ci siamo ritrovati intorno proprio a questa passione, e l'abbiamo voluta concretizzare in questo modo, fondando questa associazione. E stasera siamo partiti con questo dibattito proprio per dargli anche uno spessore, diciamo, più importante. Secondo 0-0 per il Bologna, che al Dall'Ara ha incontrato il Monza. Vediamo. Secondo 0-0 consecutivo per il Bologna, che non riesce a sbloccare la partita contro un agguerrito Monza. Gara vivace al Dall'Ara con i rossoblù, che hanno avuto comunque le occasioni migliori. Bravissimo il portiere ospite Di Gregorio ad opporsi due volte ad Orsolini, il più vivace dei suoi. Nel corso della partita ci provano anche Ferguson e Freuler, e in generale sono diverse le occasioni del Bologna, mentre Skorupski rimane quasi inoperoso. Un solo cambio nelle fila rossoblù, con Motta che sostituisce con Doi,
poi un infortunato Ferguson e Urbanski, schierato inizialmente sulla fascia, che si sposta in mezzo al campo. Un'unica variazione in tutto l'incontro, una scelta dettata dal fatto che la squadra stava bene, spiegherà poi l'allenatore alla fine. In effetti è mancato solo il gol a questo Bologna che ha dominato tutta la ripresa. Tante perdite di tempo da parte degli avversari, lamenterà Motta, rimane uno 0-0 molto diverso da quello visto a Frosinone. Martedì la ripresa degli allenamenti a Casteldebole, lunedì 22 aprile infatti c'è la gara dell'Olimpico, un vero e proprio spareggio per il quarto posto. Ed è tutto con questa edizione, a tutti voi una buona giornata e una buona domenica, arrivederci. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.